Eccoci qua, buonasera, buonasera amici della pipa, rieccoci in un nuovo video. Allora, risistemo sempre la fotocamera, scusate, ma faccio sempre un po', come si dice, buona la prima e via. Allora, questa sera vi volevo presentare un tabacco che ho comprato fresco fresco oggi pomeriggio. È un tabacco abbastanza economico, un tabacco sempre in busta. Adesso è un periodo che compro prevalentemente quelli in busta, anche per spendere leggermente meno, e si trovano comunque dei tabacchi molto buoni appunto anche in busta. Questo di questa sera è il UO Lancer il Classic Delight, eccolo qua. È un tabacco aromatizzato, leggero, è composto prevalentemente da Virginia e in parti uguali da Barley e Black Cavendish. L'aroma dichiarato è misto barra fruttato, cioè un aroma generale, un aromatico generale o naturale, misto a quello di frutta, cioè praticamente quando dicono così una specie di aromatico dolce, un po' vago, ecco, come descrizione. Diciamo che all'apertura della busta non si sente un granché l'aromatizzato, ecco. E anche andando a sentire col naso proprio vicino alla busta, vicino all'apertura della busta, l'odore rimane molto 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 blando, molto lieve. Questo secondo me, per i miei gusti, è un pregio, perché almeno non ha un aroma così marcato. A me piacciono gli aromatici leggeri, gli aromatici appena appena sentiti, diciamo, non troppo esagerati. E il Virginia gli dà questa secchezza, questa gusta di erba, di fieno aromatico. Il Cavendish ha un leggero sentore di nocciola, anche sentendolo crudo direttamente dalla busta. E il Barley, che è il tabacco, diciamo, neutro, che si mette in queste miscele per smorzare un pochettino, per allungare un pochettino. E andiamo a provarlo. Non l'ho mai fumato, ho visto qualche recensione su internet, su qualche sito, su qualche forum, però non l'ho mai provato, mai fumato. Basso un pelino la telecamera qua davanti. Niente, spero sia buono come dicono, comunque ne parlano bene. E costa 9,50 euro, mi sembra, comunque 9 euro dal tabacchino. Direi che il prezzo è uguale per tutti. E niente, invece come pipa vi voglio presentare questa sera una Savinelli Ontario. È una Savinelli canadese, si dice canadese come modello, sarebbero quelle lunghe con il cannello e il bocchino molto lungo, perfettamente dritta e molto lunga qua. Queste pipe si chiamano canadesi perché praticamente i boscaioli canadesi, quando tagliano la legna, tuttora hanno i guanti, ovviamente protettivi per non farsi male, e fumare la pipa tenendola così era leggermente scomodo, perché avendo il guanto grande spesso avevi la manona, diciamo, non riuscivi a tenere bene la pipa. Allora usano farla così lunga per poterla prendere così o così, adesso non so bene il sistema, però comunque la impugnano dalla parte del bocchino, del cannello qua, no? La parte lunga, in modo da facilitare leggermente la presa. E l'hanno poi riprodotto ovviamente per tutti gli usi, e sono comode infatti anche se non usate per quello scopo lì, ovviamente, perché essendo lunga qui il fumo arriva molto fresco in bocca e pizzica meno la lingua, quindi indicata per gli aromatizzati, indicata per i tabacchi particolarmente secchi e particolarmente difficili da accendere o che bruciano anche troppo perché sono troppo secchi, appunto. Il tabacco in questione si presenta abbastanza secco, sono dimenticato di dirlo prima, abbastanza secco l'apertura della busta. Adesso non so se è un caso mio di questa busta qua o se generalmente è così. Su internet non ho trovato
delle motivazioni valide su questo aspetto. E, è un tabacco danese da Copenaghen, Larsen produce i suoi tabacchi a Copenaghen dal 1864, quindi è un bel po' di tempo che produce tabacchi, direi, e non male, perché non hanno quasi mai cambiato le ricette dei loro tabacchi, e fanno principalmente aromatici. E niente, andiamo a provarlo, vediamo come. Eccoci. Scusate il taglio che vedrete nel video, un taglio aberrante perché non so ancora bene tagliare e rimontare il video. Comunque è successo un piccolo casino con la videocamera, e quindi ho fatto questo taglio per riprendere appunto da dove ero rimasto, perché non mi ha registrato. Io continuavo a parlare ma la telecamera non ha registrato fino alla fine, quindi riprendiamo da dove siamo rimasti. Allora, niente, dovevamo provare questo tabacco. E andiamo, io l'ho già fumato leggermente nel frattempo e l'ho già acceso. Adesso mi si è spenta, lo vado a riaccendere. Oggi vado ad accendino, che faccio prima. È di pigino. Riesumato il pigino di nocciolo mezzo demolito e vecchio. Allora, il tabacco si accende molto bene, già dalla prima accensione, senza doverne farne due, senza dover creare la brace sopra, si accende subito tranquillamente, perché forse anche perché è leggermente secco la mia busta, ma credo sia proprio così il tabacco. È un tabacco che mi piace. Non è nulla di eccezionale, nulla di incredibile, però per essere un tabacco da 9 euro a busta, da 50 grammi, ed essendo un aroma così un pochettino leggero e non ben spiegato nei siti, diciamo, nelle recensioni che danno, è buono, si va un po' alla cieca, ma fidatevi, non è niente male. È leggero, molto debole come nicotina, lascia un odore nell'ambiente piacevole, leggero, appunto. Anche come gusto non è persistente, non sembra neanche quasi un aromatico. Ha questo retrogusto di nocciola. Nocciola e noce, anzi, questo è proprio il gusto, il corpo del gusto che ha questo tabacco. Mentre il retrogusto che si sente dopo la tirata, dopo un po' di secondi dopo aver dato la tirata, è quello fruttato, leggermente agrumato e fruttato, che dicono nelle recensioni, nei siti, diciamo, no? che spiegano questo tabacco. Io lo sento molto più come retrogusto. Il gusto principale sento la nocciola, il fieno, la paglia, l'erba, la crosta di pane. E soprattutto noce e nocciola, appunto. Il retrogusto invece è quello leggermente fruttato. Buono. Non dà acqua e ruggero, non pizzica in bocca, si tira molto bene. Rimane acceso anche se non si tira molto, molto sovente. Sì, per il prezzo che ha non è discreto, ecco. Ci andiamo a bere questa sera insieme un tè invece che la camomilla corretta o il superalcolico come le altre volte. In questo caso un tè sudafricano, il rooibos, credo si pronunci così. È un tè deteinato in maniera naturale, naturalmente deteinato, appunto. E preferisco questo, vabbè, più che altro per l'ora, che tra poco vado a dormire, quindi almeno non mi agita e non mi scoppia il cuore di notte. Ed è un tè che si presenta molto fine, siamo quasi degli aghetti marroncini, quindi va filtrato con dei sacchettini delle garzine, tipo, che vendono apposta per il tè, non con i colini normali perché passerebbe. Si presenta, l'acqua viene molto scura, diciamo, viene un marroncino quasi rossiccio, un marrone scuro rossiccio, è molto amaro e terroso come gusto, però si addice al dolce di questo tabacco, il leggermente dolce di questo tabacco.
Quindi andando un po' per contrasti va molto bene, sia naturale, così amaro, che con un pizzico di miele per addolcirlo un poco. Questo tabacco ci sta. Niente, il tabacco durante la seconda parte della fumata, adesso qua sono anche più di metà della fumata, si sente molto di più il gusto di nocciola. All'inizio, appena acceso, prevale un po' il fruttato. Pian pianino sparisce il fruttato e rimane l'odore più forte di nocciole, noce e di crosta di pane, di brustolito. E il fieno, che penso sia dato appunto dal Virginia, mentre il nocciola nocciolato dal Cavendish. Sì, non è male, non è stucchevole, non rimane troppo gusto particolare in bocca, non è troppo forte. In generale un tabacco discreto, ecco. Niente, mi finisco di fumare la pipa, anche se ormai sono alla fine, e ci rivediamo in un prossimo video. Come sempre, se avete anche voi questo tabacco o questa pipa, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, e alla prossima. Ciao, grazie, ciao ciao.